Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi proviamo Nobody Wants to Die, uno dei giochi che mi intrigava di più in questo luglio, così a sensazione, perché in realtà ho visto pochissimo di questo gioco. Ho visto solamente che è una sorta di investigativo, almeno così mi sembra, cyberpunk, molto cupo e basta. Non so molto altro, in prima persona, una sorta di immersive sim, mi sembra così. Non credo che sia un gioco particolarmente conosciuto da molti, né è stato particolarmente hypato in generale nel marketing. Credo che sia un gioco anche piccolino, più che altro che perché costa poco. L'ho pagato 16 euro con Instant Gaming, link in descrizione. Ma in realtà non costa neanche tantissimo a prezzo pieno, mi sembra intorno ai 22 euro su Steam, quindi credo sia una produzione abbastanza limitata. Però mi intriga perché mi ha ricordato un po' nei trailer quel Blade Runner, in maniera molto diversa ovviamente, degli anni 90, come gioco di investigazione e avventura grafica. Magari non c'entra un cazzo, però a me i giochi cyberpunk di solito piacciono, quindi anche l'ambientazione. Quindi proviamo Nobody Wants to Die. Siamo su PC, chiaramente, su Steam. È tutto maxato, 2K, con DLSS messo a quality. Plagued by sickness, haunted by your own looming mortality. Not anymore. Now cos'è Fallout? A technological miracle that lets us transfer consciousness from one body to another. That's right. Humanity's wildest dream has been fulfilled. The dream of immortality. Now, when sickness or old age starts dragging you down, you can bid on a brand new body at your local government auction house. Give yourself and your loved ones a new lease on life. And don't forget, the body subscription service is mandatory for all citizens 21 and older. So protect your investment. Questo è un tema molto ricorrente, no? Nei narrative cyberpunk, no? La possibilità di sostituire il corpo cibernetico, vivere in eterno, mezzo automa, cyborg praticamente. C'era anche una serie TV su Netflix che era proprio molto incentrata su questa cosa degli involucri, che ovviamente solo i ricchi potevano usare. Ok. Don't you already know who the murderer is? That's not the point. And at least tell me what's going on. Abbiamo delle scelte. Siamo a 30 fps. Non so perché. Però, ok, vediamo se solo questo, in questo momento. Ti guarda e basta, non rispondo. Doesn't the hero die at the end? Yeah. And he accomplishes what? Anything? No, not really. But he tries his best. È bello perché in teoria cyberpunk avanzato, futuro, distopico, bla bla, però qua sembriamo quasi negli anni 50. Musica, vestiti, taglio di capelli. The guy reminds me of somebody. Who? Would you love me if I had an ugly shell? Or a shell like that one? Would I love you if you had a guy's shell? That's your question. Or if I didn't have a shell at all? Ai ai ai. Medicina. Rigetto. Mm.
se la stava immaginando. All units code 305. Prohibition violation at intersection of Breaking news. The president today signed into law a controversial bill reducing the age limit for free body subscriptions, despite earlier promises to the contrary. Fucking politics. Giochiamo? Mi siamo veramente a 30 frame. Wow, devo fare qualcosa. Porca puttana, così pesante sto gioco? Vabbè, almeno non è 30. Molto pesante il gioco, per qualche motivo. Devo un secondo, c'è troppa accelerazione. Usa tergicristalli. Raccogli. Ruota. Un'auricola. Si esamina. Eh sì, ragazzi, è un gioco di quelli là molto posati. Posa. Pistola. Esamina. Sullivan. Saved my ass more than once. Sullivan. 2030. 2030. Ok. Moonshine. Prova numero 18927XP. Bello che si muove il liquido dentro. Rispondiamo. Kara, how you feeling? Ready to get back in the saddle, chief. I sent you the papers. Oh, I know. I'm looking at them. Did you hear this? Fuck! What are you... Don't tear them up! Fuck! The accident was barely 2 weeks ago. Look, the committee already thought you were a hot mess. Trying to come back this soon? That's just got them convinced. You know, fucking medical miracle, James. Siamo in mezzo a situazioni che non conosciamo, quindi non lo so. Chief, we've been busting our humps in the same department for half a century. You know I know this fucking job like nobody else. And you know I've got your back too. Come on, chief. You gotta let me come back. My hands are tied. Official. Yeah? So unofficially, I'm all ears. Political case. Discreet. I'm listening. You'd be doing a favor for a guy whose signature trumps every test and commission out there. Ci sto. Fuck yes! I owe you, Chief. Goddamn sick leave had me climbing the walls. Not another word or I'll change my mind. Also, without your sync tests, can't get you back in the system. So I'm gonna put you with a liaison officer. She'll be the one with full access. A babysitter? Fucking hell. You asked for it, Sunshine. Wait, I'll put her on. Va bene. Un po' di contesto. Un gesto esemplare da parte di un uomo esemplare. Edward Green sponsorizza l'esposizione del Central Park. Crisi, approvazione o veto? Il Congresso non intende retrocedere sul controverso progetto di legge per l'abbassamento dell'età dell'abbonamento corporeo obbligatorio da 21 a 20 anni. Scandalo in TV. Meteo, inquinamento atmosferico. Temperature minime 14, massime 16. Chiudiamo tutto. Posa. Ma non avevamo visto però qua.
Leggi. Vabbè, il numero della prova. Quindi noi ci siamo presi una prova per bercela, va bene. Esamina. Another 100 fucking years of work in Texas. Great. Possiamo leggere. Accordo di cessione corporea. Stabilito a tempo indeterminato in data 9 ottobre 2329. Ok, sappiamo in che data siamo. Oggetto del contratto corpo. Età 42, altezza 1,83, peso 74 kg. Quindi questo suppongo sia il nostro corpo del... Chissà quanti anni abbiamo veramente, a livello di mente, no? Potremmo averne anche centinaia di anni. Chi lo sa. Apri. Wow. Times Square. Merda. That's for the brave new world. So immersive you could drown. But of course drowning is forbidden. Blocked like any other exit from paradise. È proprio fatto tipo noir, no? Investigativo noir. Però siamo a Cyberpunk. Mi piace un sacco questa estetica così. Anche se ovviamente sarà tutto solo sfondo, no? O giù di lì. Dropped us into some bullshit, didn't he? And I had such good stats up to now. Crap. Yeah, I'm fucking thrilled to be working with you, too. What can I say? Your reputation precedes you. Especially after you fucked up half the city with that train. Non ricordo molto. You don't remember. So, what, you haven't synchronized yet? I'm in sync like a fucking Swiss watch, okay? Don't piss in my ear and tell me it's raining. Okay, I'm back. You were best friends, right? Sorry, boss. Sarah, I've sent you all the authorizations. Forward the package to Karen. Listen, he's a good cop. Just keep an eye on him, okay? Steiner out. All right, let's get the show on the road. I need the address of the nearest post office. Fine. Quante cazzo di macchine ci sono? Ok. In realtà questa è una sorta di mappa, no? Non è che noi possiamo navigare in maniera libera, ovviamente. That girl in the hat overshadows more and more of the city, doesn't she? Sorry? Well, the one from the body auction ad? I haven't seen it. How could you not see it? It's on every goddamn corner. Molto basso l'audio, però, delle voci. Rispetto al resto. Forse facciamo così. Looks like TS-45-7. You're in Times Square? Qui si vedono i film migliori. La tua decisione influisce sulla trama. Ah, ok. Quindi c'è un, proprio un gioco di scelte anche. I'll take your word for it. Ok, movie buff. Go for the package. Platform 53D, Terminal 3. E le altre cose? No. Potevamo esaminare altre cose? No. E a questo punto? Abbiamo Tora. Sarà tutto molto guidato, chiaramente. Gioco tranquillo. Probabilmente molto narrativo. Having a goal, any goal, is better than inactivity. An alternative to focusing on the symptoms. I'm 120 years old. Ecco, vi è visto? Lui ha 120 anni, no? Quindi questo sarà il suo terzo, quarto corpo, magari diverso. È molto affascinante questa cosa, la mente dentro i corpi. Mi piace molto.
Forse è un gioco da giocare col pad per avere un movimento più morbido. Bellissimo. Look, James, we got off on the wrong foot. No, scusarti. It happens. You don't need to apologize. Oh, I know, and I'm not going to. I want you to understand, I'm in the home stretch for a fat promotion. I've been working my ass off, so I can't afford any mistakes right now. And, you know, you're sort of notorious for unconventional methods. Oh, come on. Everybody knows you don't give two greasy rat shits about regulations. The only thing I ask is that we act professionally. Possiamo zoomare. Okay? Tasto destro. Però sfoca tutto. Ah, c'è un... c'è la messa a fuoco automatica. Wow. Mi sembrava strano che si potesse zoomare, in effetti. No promises. Great. Better than nothing. Ah, non ho risposta. Vabbè, dici. Bevi un sorso di whisky. It's 5 o'clock somewhere. Siamo in coda, tipo. Accendi la sirena, aspetta pazientemente. Perché la polizia è andata a una partita di baseball? Hey, Sarah. You know why the cops got called to the baseball game? Somebody stole second base. Oh, for fuck's sake, James. Dad jokes? Chissà quanto le scelte possono essere veramente poi che cambiano le cose. Siamo in fila. Aspettiamo. Alzo un altro un pochino. I dialoghi. Esci. Terminal 3. Finalmente ci possiamo muovere. Liberamente, per modo di dire. Molto pesante il treno. Sai che lo devono ottimizzare un bel po' ancora. E poi ci sono queste cartoni alla Fallout. Interessante. Herm. Full name, shipping code. Enter your full name and shipping code. James Cara 77112P. E Amazon Locker. Police shipment. Additional verification required. Enter badge number. 984. No authorization. Shit. Sarah, I need access. Oh, right. Enter my number. 116-739. Thanks. 116-739. Thank you. The package is on its way. We hope you enjoy it. Cosa c'è dentro il package? Non si sa. Ovviamente non possiamo fare molte cose. Possiamo guardare il panorama. Pearl, New York. T per fare un passo indietro. One second, I have to move my car. Sara, stai buona. Stiamo guardando qua New York. Ehi. Era di qualcun altro.
Remember to send. Metti a fuoco. Vabbè. Riparcheggio. Alla fine è una sorta di avventura grafica per certi versi. Siamo abbastanza limitati nella stazione. Almeno per adesso, ovviamente. Poi non lo so. Trombe senza saxofono. Apri pacco. Badge. Missed carrying this lousy scrap of metal. Just don't abuse it, yeah? Remember, you're not reinstated yet. Non siamo ancora stati reintegrati, ok? Quindi siamo poliziotti, ma non possiamo fare tutto. Non preoccuparti, cara. Don't. Information is confidential and will be automatically destroyed after reading. Select a section to read the files. Vittima, missione, posizione. Subject's name is Edward Green. Who? Hard to confuse this mug with anybody else. Green's sponsoring some kind of exhibition in Central Park. Saw it on the news earlier. Oh, yeah. I heard about that. Let me look it up. Yep. It's supposed to be in a few days. He'll have to get back on his feet pretty damn fast, then. Okay, Green, Edward. Oh shit. Sarah? Oh shit. You okay? Shit. 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 Oh, I'm hanging up on Green. Holy fuck, you know who this guy is? Getting cold feet? Wanna back out? No. No, I'm good. What are we supposed to do? We get in, pull the Anchorite, and deliver it to the Consciousness Transmission Center. No sweat. You're telling me the Covenant Chief, the guy who used to be the Secretary of Health, his Anchorites just lying around in a dead body? Fucking hell! Why isn't this going through official channels? È un favore. It's a favor for Chief Steiner. What's Chief Steiner got to do with Edward Green? Guys like Green have been shaking down the city for 200 years. Last thing they want is the wrong people putting hands on their Anchorite. That's where we slide in. Play this right, we'll come off like heroes. Well, heroes to the right people, anyway. Look on the bright side. I'm betting Green's gratitude hits the gas on that dream promotion of yours. Where's his body? Posizione, dove è il corpo? Top floor. Quinta strada. Looks like it's Green's own apartment. You'll get a chance to see the wannabe Olympus with your own eyes. Vieni con me. Così vediamo com'è fatta Sara. I'm not authorized for field work. Non la vedremo mai. Non esci molto di casa. You don't leave the house much, do you? What kind of question is that? I'm just connecting dots. You haven't seen the ad that is literally everywhere, and you don't want to come with me. I already told you. That's because it's against the rules. And stop detective baiting me, or whatever the hell you call it. Okay. Rispetterò sure. I tuoi spazi per ora. Right, not my business. I'll respect your space. Thanks. I appreciate it. Ish. All right. All up to speed. Then let's get on with it. Attention, documentation will be automatically destroyed. Mission impossible. Vabbè. James, I know you're not reinstated yet, but have you recovered from the accident? Like, mentally, I mean? Lo chiedi per me o per te? Abbiamo avuto un incidente? For both of us. We're in the same boat, right? Listen, you just kick back and put your feet up, all right? You've got
got nothing to worry about. I'll ping you when I get there. Car out. Ma non stiamo benissimo. In linea di massimo. Ok. Vediamo la tipa qua. Vai, vai. Impasticcati. So I took this job. I'd take any job at that point, even though political cases fester like rust-laced wounds. I was off to hang out with high society, of which I always had a low opinion. Maybe because it consisted mostly of low people. Okay. At this altitude, the air was so clean that without a smoke, I was beginning to suffocate. Green Tower. 72.500 feet Manhattan. What? Ah beh. Shit. James, camera. This was supposed to be an accident. Fucker's hanging from the last cherry tree. What do you mean the last? Like, last? Mm-hmm. Let's pull the Icarite and get out of here. Premi caps per attivare modalità suggerimenti. Ma figa, oh, neanche abbiamo iniziato. Siamo calmi. He really got cooked, didn't he? Well, I'm still gonna need a photo for identification. Nascondi telecamera. Ok, foto. Ok. Prova non trovata. Prova trovata. I mean, it could be him. Could doesn't cut it. We have to be sure. This is guesswork, James. I won't identify him, not officially. Ho un'idea. Mi aspettavo di più da te. I have an idea. You won't like it. This is a federal case, James. And we're supposed to pull Green's Icarite, not someone's. Moving on to reconstruction. Ricostruisci. Abbiamo i poteri. Ricostruttore. Puoi ricostruire spezzoni degli eventi grazie alle informazioni raccolte. Tasto sinistro quando la barra è attiva. Tieni premuto destro quando la barra destra è attiva. Sinistra attiva, destra attiva. Tieni premuto tutti e due quando entrambe le barre sono attive. Vabbè, un minigioco, vabbè. Quindi... Ah, sotto. Così. Così. Ah, lo devo lasciare. Ok. Così. 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 Minigioco facilissimo. Possiamo riavvolgere il tempo. Q ed E. Va bene. You seen this? What? Tieni premuto E per spostare l'indicatore nell'area gialla del ricostruttore. Some kind of anomaly. Who cares? It's green. Pull a Icarite and let's go. Entra nell'anomalia e cerca le tracce. Analizza. The Icarite's melted. So? That's his insurer's problem. Come on, let's go. Sarah, he's dead. What? Like, you mean final death? Dead? Well, just
I mean, fix it. Just reconstruct it or something. Just do something, James. Keep your voice down. You're disturbing adults at work. I'm moving on to reconstruction. Try and find the perpetrator. It's not our jurisdiction, James. I'm not looking to get shit-canned because you went off the rails again. For fuck's sake, unclench, will you? Just let me put the tree back together and we'll see what's what. Omega code 112358. Suspected murder. Che cosa è successo? Una sostanza sconosciuta ha fuso la parte interna del filo. Analizziamo. The right side of the body is more heavily charred. The tree must have exploded after he'd been hanged. Spesso strato di pelle bruciata e ossa. James, ricostruisci. Stop doing this. It wasn't just a fire. Find the cause and we're out of here. Ok. Tieni premuto QE per scorrere sopra l'area gialla nel ricostruttore, quindi entra nella zona dell'anomalia e cerca altre tracce. È un po' confusa sta situazione. Posso riavvolgere il tempo e far andare avanti. Qua si è rotto. Qua è l'inizio. Oh, qua. Analizza. Gel's flammable. May have been a short circuit, or someone could have ignited it deliberately. I need to find the source. James, don't fucking ignore me. Raggi X. Abbiamo dei gadget. Dobbiamo capire da dove è venuto il gel. Ti permette di seguire i cavi per trovare il generatore. Una volta trovato, punta adesso e tieni premuto sempre destro. Cavo. Seguiamo cavo. Cavo va sotto. Here he scores a few points. Points? For what? This engine could push a car up past 120 miles per hour. Running on gasoline. On the ground. You know, it's hard enough to imagine driving on the ground and all. But 120? No, I call bullshit on that one. E allora non è questo. Cioè, questa è un'altra cosa. Ma i cavi qua finiscono. Vanno sotto. What do they need protection for? Replacing a whole body just because somebody gouged out your eye is unprofitable, I guess. Not for him. C'è un altro cavo però. Questo va sopra, ok. You never got remarried. What happened to the first wife? Refused Ikarite. Died a natural death. But wasn't that illegal? She would have had a top-down warrant served, right? Green only introduced that legislation after her death. Hang on. Are you telling me Green couldn't handle it that his wife died, and he fucked up our whole fucking society because of it?
far as I can tell, people's bullshit personal trauma is always what fucks up society. C'è un sacco di altre cose da guardare. È proprio super investigativo, devo dire. A view from Mount Olympus. Even though we're all immortal, only some of us live like gods. Certo, perché ovviamente chi stava nei mega iper piani altissimi stava bene. Gli altri nella schifo inquinato. Dobbiamo beccare l'altro cavo che si divideva. Ah, eccoci qua. The main transformers under the floor. Shit, my eyes. It smells like a fucking distillery. Someone set up the short circuit. Che succede? Karen, what are you doing? E ci ha fatto la spia. Submitting a formal complaint, Chief. It's impossible to work under these conditions. I don't want to hear another word out of your mouth. You're going to drop whatever shit you picked up. You're going to write a clean report about a tragic accident. Got me? You pronounced murder wrong. I'm not asking. I'm telling you. All you were supposed to do was pull Green's Ikarite. End of story. Can I get it on the record that I strongly advised against this course of action? I should have known better. I should have known you couldn't handle it. But it's just an Ikarite pull, I thought. Surely Kara can't fuck up something that simple. Non c'è niente da strano. I'm trying to tell you, there's no Ikarite to pull. Green's got oxidized. C'era un'altra opzione, ma era bloccata perché probabilmente avremmo dovuto esplorare di più. Abbiamo esplorato molto poco. Vabbè. Più cose sai, più opzioni ci sono. You can call it a motherfucking ascension for all I care. Just get it off our books. Chiaro. I sit here, the more it all stinks. And it's not just Green's rotting corpse. Va bene, ragazzi. Fermo qua col video perché è molto esplicativo, secondo me, del gioco. Non credo ci sarà moltissima azione. Proprio è tutto così, credo. Molto investigativo, trovare le prove, capire la trama, seguire la narrazione. Secondo me è fatto con molta cura. Cioè, mi sento molto ingaggiato qua nell'investigazione, e anche l'ambientazione mi piace molto, quindi sicuramente continuerò a giocarci. Però per il video qua di inizio di gameplay, diciamo così, gameplay, chiudiamo qua. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere quello che pensate sotto nei commenti. Vi ricordo che questo gioco comunque è abbastanza prezzo budget, comunque su Steam si trova a 22 euro. Se volete, su Instant Gaming c'è anche a una quindicina di euro. Detto questo, ragazzi, io vi saluto. Ci becchiamo prossimamente per altri video qua, sempre sul gaming. Grazie per l'attenzione e per il supporto sempre. Statemi sempre bene. Nella prossima. Ciao, ciao.